soddisfatto del tuo percorso di crescita? Ma sicuramente sono molto contento perché all'inizio ho faticato un po' col minutaggio, però col passare del tempo ho capito cosa mi chiedeva il mister, cosa soprattutto chiedeva il mister, e sono riuscito a calarmi nel ruolo, insomma. E adesso sto trovando il campo con più continuità e sono molto contento. E sono molto contento anche della prova di domenica, non solo mia, ma da parte di tutta la squadra, perché è arrivata una bella risposta che ci aspettavamo. Angelo, in occasione del gol di Soprano hai messo tu il cross che poi ha portato al gol di Soprano. Quelle sono un po' le tue caratteristiche, le fasi un po' di spinta anche nella capacità di mettere il cross, giusto? Sì, esatto. Poi quello è uno schema sul calcio piazzato che noi proviamo sempre, ogni rifinitura che facciamo. Prima era uno schema 3 ed è venuto benissimo e Marco è andato in gol. Sono felice, sì, quelle sono le mie caratteristiche, insomma, mettere i cross, rifornimenti per i compagni e cercare di far segnare i compagni. Senti, la vittoria netta di domenica ora vi ha dato sicuramente maggiore fiducia, maggiore consapevolezza nei vostri mezzi, ma può da ora in avanti cominciare un altro campionato per il Teramo? Ma sicuramente, sto campionato e sto girone non ci dà un attimo di sosta, perché già domenica c'è una partita importantissima, perché la classifica è cortissima, se vinciamo possiamo andare ai play-off, se perdiamo è play-out, è sempre quello il discorso. Il nostro obiettivo è quello di mettere in campo la mentalità, la nostra mentalità che ci contraddistingue, che ci deve contraddistinguere da tutti, quello che ci chiede il mister, e il risultato sarà solo una conseguenza della nostra prestazione. Tu stai prendendo sempre più fiducia, nelle ultime partite il mister ti sta schierando con più continuità, a che punto ti senti proprio della tua crescita anche proprio per il prosieguo del campionato? Ma io sono contento del percorso che sto facendo, io rimango a disposizione, il mio compito è quello di dare ogni allenamento il 110% e poi chiaramente le scelte del mister sono quelle, non si discutono. Ogni volta che mi chiamerà e mi chiederà di scendere in campo io darò sempre il massimo, come ho fatto domenica e come ho fatto sempre. A proposito della classifica, insomma, turno che abbiamo lasciato alle spalle, diciamo, ci togli un po' da quella situazione di zona play-out, vedendo anche i risultati degli altri, però adesso servirebbe continuità, insomma, tu credi che questa sia un po' la strada da seguire? Sì, sì, esatto, serve continuità perché è un attimo che fai una vittoria, ti ritrovi là, fai una sconfitta, ti ritrovi giù, e serve sicuramente continuità, e domenica giochiamo anche in casa, quindi ci sarà la spinta del pubblico che è fondamentale per noi. E il nostro obiettivo è dare continuità e scenderemo in campo assolutamente per prendere i 3 punti contro l'Ancona. L'ultima che ti chiedo, in casa finora diciamo ci sono state delle partite che hanno lasciato dei rimpianti, però in trasferta sono anche arrivati degli exploit importanti tipo quello di sabato scorso. Insomma, come ti spieghi tu questo rendimento un po' così difficoltoso in casa finora? Ma non lo so, in casa siamo stati anche sfortunati perché ci sono state partite che meritavamo di vincere, come contro per esempio la Vispesaro, nel primo tempo è stato a senso unico ed eravamo in vantaggio di solo un gol, oppure anche contro il Siena che abbiamo pareggiato, ma se si andava a vedere le occasioni meritavamo qualcosina in più noi, insomma, ecco. E secondo me è solo un caso e alla lunga verremo fuori anche in casa davanti ai nostri tifosi. Con Rillo c'è, insomma, un po' di giochi tu, gioca lui, ma insomma che rapporto hai? No, con Francesco c'è un bel rapporto di amicizia, ci parliamo sempre, discutiamo anche sulle dinamiche della partita, sui movimenti da fare, c'è grande amicizia con Francesco.